presentare anche a voi è che la, questa misura non è una descrizione di un oggetto, è sempre comunque un'interpretazione. Un dato creativo, c'è un elemento di chance, c'è una certa libertà di movimento nel misurare che non è mai mostrata palesemente negli studi sulle misure. E questo perché nel momento in cui si riconosce che la misura ha una componente creativa, viene meno, diciamo, la fondatezza del nostro concetto di misura, perché a noi misura ci serve per creare dati reali. Questo è l'utilizzo dell'intelligenza. Quindi, diciamo, mettere in questione le misure è un po' come mettere in crisi, ecco. Quindi, per esempio, è, diciamo, un inizio di quelli che chiamo i pericoli della metodologia in generale, non semplicemente storica. Quindi, il mio punto, sviluppato, diciamo, nei 20 anni di ricerca passati, è di andare con occhio critico a guardare le misurazioni, come sono state eseguite, secondo quali modalità, per conseguire quali valori, e quindi cercare di vagliare la correttezza, la precisione, ma anche, diciamo, le modalità di esistenza delle misure. Allora, però ci tengo che, diciamo, questo seminario, che tra l'altro è anche piuttosto breve, sia piuttosto pratico, perché mi interessano questi aspetti, come possono influire sul vostro lavoro. Quindi ho buttato giù alcuni punti per cercare di farvi riflettere che quando parliamo di misure in realtà parliamo di tante cose diverse, soprattutto quali secondo me sono gli errori da evitare o almeno con i quali confrontarsi nel momento in cui si fanno dei rilievi o dei progetti di carattere storico. Allora, per esempio, parliamo delle misure. Le misure, quando aprite qualsiasi libro di storia, le misure si incontrano soprattutto come valori storici. Cioè, voi leggete, per esempio, che il braccio fiorentino ha aperto un libro di storia, all'inizio della prefazione di solito c'è una tabella di conversione che vi dice che è il braccio fiorentino è 56 centimetri, o vi spiega il valore dei denari, dei quattrini, vi danno alcune informazioni, diciamo, su quali sono qual è l'alfabeto commerciale dell'epoca. Ecco. Queste conversioni sono, in un certo senso, date per scontato, come dati oggettivi. Cioè, c'è un metro e c'è un campione di misura e questi corrispondono secondo una determinata relazione. Queste, diciamo, tabelle semplificano moltissimo, però, il mondo delle misure del passato, perché nel mondo delle misure sì, c'era, diciamo, nominalmente un campione di misura, però non era mai diciamo preciso come sono i nostri. Poteva anche essere più preciso in realtà, però in realtà seguono dei livelli di precisione diversi, e queste tabelle di conversione danno l'idea che il passato sia come un po' un paese straniero, come quando andate in America e non utilizzate più gli euro, ma utilizzate i dollari, no? O non utilizzate più il sistema metrico decimale, ma dovete utilizzare il sistema imperiale americano, perché ormai l'America è l'unico paese al mondo che non utilizza il sistema metrico decimale, e quindi fate queste idee, queste conversioni in cui un pound, per esempio, corrisponde a determinati grammi, eccetera. Senza rendersi conto che però tutte queste unità di misura vengono utilizzate per sistemi diversi e ci sono dei mezzi. Cioè, proprio le unità di misura hanno prodotto un tipo di cultura diversa. Per esempio, se fate il pane in America, loro non misurano a peso, misurano tutto per capacità, utilizzano le cosiddette cups. Quindi, proprio gli strumenti sono diversi, ma anche il livello di precisione è diverso, perché le unità di misura sono utilizzate in un altro ambito. Quindi, diffidate delle tabelle di conversione all'inizio dei libri di storia. Veramente, vogliono presentare il passato, comunità passate, come se fossero dei paesi stranieri, e quindi promuovere una sorta di turismo storico, che però non è così. Queste conversioni scimmiottano un po' tutte il più grande progetto di conversione di misure, che è stato
fatto a partire dall'unificazione dell'Italia, quindi a partire dal 1861, e che ci è voluto circa un quindicennio, ed è stato pubblicato nel 1877 come le tavole di reguaglio dei pesi e delle misure. Qui vi mostro la copertina. Questo è un tomo ufficiale prodotto dai più grandi scienziati dell'epoca, che il cui obiettivo era quello di convertire tutte le misure locali secondo il nuovo sistema metrico decimale, che tra l'altro era stato ritoccato per l'occasione. Quindi questi grandi scienziati, prima a Torino, poi si spostano a Roma, ricevono questi nuovi campioni del metro, del chilogrammo, proprio appena costruiti, e utilizzano questi e altri macchinari all'avanguardia all'epoca per fare la conversione. Però nessuno legge questo libro che sono le tavole di Ragguaglio. Tutti vanno a vedere le tavole in cui avete queste conversioni fra braccio fiorentino, per esempio, o piede bolognese e il metro, e non vanno a leggere le pagine di apertura. Le pagine di apertura, queste introduzioni per ogni regione, per ogni italiano, sono illuminanti perché vi dicono qual è lo stato della ricerca. Per esempio, quando andate a leggere nella Toscana, è chiaro che gli scienziati sono messi le mani nei capelli, perché hanno detto: non siamo riusciti a trovare un campione valido settecentesco delle misure storico toscane. Perché? Cosa succede? La Toscana, alla fine del Settecento, nel 1787, parte indipendentemente e fa un progetto di riforma delle misure interno. Quindi tolgono tutte le misure locali, quelle utilizzate in Maremma, a Siena, a Pisa, eccetera, e le sostituisce con quelle fiorentine, che vengono tra l'altro ritoccate per l'occasione. Questa è un'operazione capillare, che significa che tutte le misure utilizzate nei contadi toscani vengono completamente sradicate, sostituite da quelle nuove, e non si riescono a trovare le misure storiche utilizzate nelle varie comunità toscane. Quindi, quando gli scienziati cercano di fare una tavola di ragguaglio in modo tale da darti uno strumento, così puoi leggere i documenti legali rinascimentali e capire quanto fossero le biolche di Siena piuttosto quelle di Arezzo, dicono: non posso dirvelo perché è stato tutto già ritoccato alla fine del Settecento, facendo dei calcoli loro, secondo, diciamo, conversioni che non possiamo verificare, perché ci mancano i campioni di misura originali, e quindi noi possiamo prendere soltanto per dato di fatto quello che ci è stato riprodotto dai toscani alla fine del Settecento. Che significa? Parlare di mitologia toscana è un disastro, è un incubo. Perché ogni volta ci mancano, diciamo, i campioni di misura, quindi è difficile di verificare i dati. Per altre regioni, come per esempio il Veneto, come per esempio il Piemonte, anche la Sicilia, le cose sono più facili. Però, diciamo, questa è la corretta prassi storica, sarebbe andarsi a vedere le tavole di ragguaglio ogni volta, leggersi queste introduzioni, guardare dalle note, quali unità e campioni di misura sono effettivamente da credersi come storici e quanti sono approssimazioni. Perché questi scienziati te lo dicono in maniera molto palese. Alcune volte non abbiamo i campioni di misura, quindi ci siamo dovuti fidare di dati prodotti da altri scienziati un secolo fa, ma non abbiamo nessun modo di capire se questi fossero reali o meno. Quindi questo è il problema fondamentale del parlare delle misure storiche, il fatto che ci mancano i dati oggettivi. E mancavano anche nel periodo passato. Per esempio, Cesare Beccaria, dei delitti delle pene, è stato famoso all'epoca perché nel Settecento lo Stato di Milano gli richiese di fare una riconversione di tutte le misure dello Stato e quindi di cercare di ragguagliare tutti i campioni alle misure di Milano. Lui all'inizio è un progetto che, diciamo, fallisce perché alla fine si occupa soltanto di misure lineari, poi finiscono i fondi. Lui si occupa di guardare soprattutto due misure, il braccio da fabbrica e il cosiddetto trabucco che viene utilizzato per i campi. E
lui nella relazione dice: io non riesco a trovare due campioni che siano uguali in tutto lo Stato. Ci sono sempre delle differenze che sono millimetriche, però non mi permette di capire quale sia il campione vero, quale sia quello a cui devo credere. A un certo punto arriva a una soluzione perché dice: vabbè, ho trovato quattro trabocchi, nessuno dei quattro trabocchi, nonostante siano autoritativi, vengono dalle collezioni di ingegneri, catastali, insomma, gente comunque che si occupa di queste cose, fa, però questi sono tutti strumenti o di ferro o di legno, di materiali diversi, che non combaciano perfettamente, e quindi alla fine io ho dovuto fare una media, insomma. Però riconosco che in realtà possiamo dire che nello Stato di Milano, all'età del Settecento, non c'è un campione unico autoritativo, ma i campioni di misura esistono come gruppo. Quindi c'è una certa di livello di indeterminatezza o diciamo di mancanza di precisione che viene accettato dalla società, e quindi va bene così. Quindi lui già ti dice: non stiamo a fossilizzarci sulle misure con grande precisione, perché non c'è nessun modo di sapere che queste persone misurassero con gli stessi strumenti. Sì, parlavano tutti di trabucco, però parlando di trabucco in realtà stanno parlando di dimensioni leggermente diverse, e quindi tutti i dati di cui stiamo parlando, alla fine, c'è un certo livello di approssimazione. Ora, mi dispiace dipingere un'immagine così negativa delle misure, ma questi sono problemi reali che, diciamo, molti storici non vogliono confrontarsi, non vogliono riconoscere, perché senza le misure, senza, diciamo, un sistema di conversione chiaro, per esempio fra le monete o i pezzi, tutta, diciamo, l'impalcatura degli studi storici va a crollare, perché significa che non possiamo attingere al passato, non possiamo ricostruire esattamente certe transazioni commerciali, eccetera. Le possiamo ricostruire soltanto più o meno, a un certo livello di approssimazione, che in alcuni casi però è conspicuo, cioè non stiamo parlando soltanto di divergenze micromillimetriche. Quindi questo è un problema. Secondo problema: abbiamo i campioni storici, quelli di cui il dottor Fiorini è un grande conoscente, perché sono in tutte le piazze italiane. Questi sono i campioni di Bologna in Piazza Maggiore, i campioni delle misure di Rimini del XVI secolo, quelli incise ad Ancona, oppure questo stranissimo caso del cosiddetto braccio da Pano di Firenze, di cui io però non sono sicuro che sia un campione, perché non ho mai visto un campione di misura che, diciamo, è incorniciato da mattoni. I campioni di misura devono essere incisi nella pietra, perché i mattoni sono troppo friabili, sono facili da alterare. Ci vai lì con uno scalpello e trasformi, diciamo, misura. Quindi questo è una cosa un po' strana. Allora, questi campioni dovrebbero darci un certo livello di certezza, no? Questi sono incisi nella pietra, non sono facilmente alterabili, spesso sono uniti, pelati, come sapete, da dei pezzetti di metallo che servono per dirti esattamente dove finisce un campione. E spero che sappiate come vengono utilizzati. Questi sono scavati in negativo perché il mercante, o meglio i verificatori, diciamo, presidiavano questi oggetti come se fossero guardie, e su richiesta gli veniva dato lo strumento di misura che dovevano verificare, lo inserivano all'interno di questo spazio negativo e verificavano che lo strumento di misura aveva difetto o invece, diciamo, andava bene. Se andava bene, diciamo, lo bollavano, permettendo così al possessore di utilizzarlo per un periodo che di solito va dai 6 mesi all'anno. Queste verificazioni vengono fatte in continuazione. Abbiamo molti documenti riguardo a questi strumenti di misura. Per esempio, sappiamo che i campioni di Bologna datano al 1250, che se non erano nella posizione dove li vedete oggi, erano originariamente sotto una loggia
di quello che è oggi il cosiddetto Palazzo Enzo, quindi da un'altra parte della piazza, prima però ricostruissero il palazzo nel 400. E poi dopo, diciamo, queste misure, che sono un po' il fulcro della commerciale della città, hanno continuato, diciamo, a muoversi e sono arrivati poi dove sono adesso. E questo è molto importante: dove sono le unità di misura, dove sono i campioni, dove li trovate, che dimensioni hanno, perché questo vi dice, in un certo senso, è l'ultima tappa della vita di questi campioni di misura. Cioè, se sono lì, è perché dopo sono stati sostituiti o dal metro o da altri campioni. Quindi voi vedete i campioni di misura nel momento della loro inutilità, cioè nel momento in cui smettono di funzionare e sono diventati, diciamo, degli strumenti storici. Infatti, quindi quello che vedete, diciamo, è già in un certo senso una deformazione. Non vedete un oggetto che è stato utilizzato secoli nel tempo, ma lo trovate soltanto nella sua ultima istanza, nella sua ultima immanenza. E quindi anche quello vi deve andare a fare pensare, quindi dovete fare un'operazione di confronto fra le tavole o le incisioni che trovate nei monumenti storici e quello che ci dicono i documenti, perché non è detto che quello che vedete adesso corrisponde esattamente con le misure storiche come erano utilizzate da persone, per esempio, alcuni secoli prima. Queste tavole, questi oggetti, sono dei gesti politici. Vengono messi di solito al momento di un cambiamento di un'autorità. Per esempio, i campioni di misura di Rimini nel 544 vengono installati dopo che il Papa conquista la città, dopo che ci sono queste numerose lotte intestine per il controllo, perché questo, in realtà, quello che vedete adesso è un monumento di pacificazione. Un monumento alla stabilità, è un modo per dirti: adesso è arrivata una persona al potere e che stabilizza le misure, quindi la base della giustizia, il fondamento di ogni transazione commerciale, e quindi dovete credere nelle autorità che le ha installate. Però questi oggetti rimangono in uso fino a che non vengono, diciamo, sostituiti da un altro sistema, che nel caso dell'Italia di solito è il sistema metrico decimale. E questi queste misure si prendono. E non è un caso che trovate campioni di misura soprattutto nelle province d'Italia. Non li trovate a Roma, non li trovate a Napoli, non li trovate a Torino, non li trovate nelle grandi città. Li trovate soprattutto in provincia. E il motivo è che nelle grandi città, una volta che introduci il sistema decimale, non puoi avere i cittadini che si confondono perché devono utilizzare un nuovo sistema metrico decimale e allo stesso tempo continuano ad avere i campioni di misura nella piazza che ti dicono come fare. Quindi i rettori delle grandi città distruggono, smantellano questi monumenti dei campioni di misura in modo da non creare confusione. Dove non li smantellano? Non li smantellano nelle città che, diciamo, non sono molto importanti, o che magari, di cui, diciamo, sono molto più lenti a prendere, insomma, ad accettare certe innovazioni, e quindi continuano, per esempio, a misurare i campi secondo dei campioni che in realtà sono diventati illegali. Però, per convenzione, visto che sono pochi, gli si lascia fare così, in modo, diciamo, da mantenere un sistema di ordine. Quindi non troverete questi campioni nelle grandi città, il che è particolarmente difficile studiare la metrologia in città come Milano, Roma, Venezia, eccetera, mentre, diciamo, è un pochino più facile studiarla per le città minori, ma continuo a spronarvi di guardare questi oggetti con occhio critico. Non sono oggetti, diciamo, che sono sempre stati così. A seconda degli statuti, per esempio, che le stesse lapidi venivano controllate ogni tot periodo di tempo, alcune volte anche 3 mesi, in certi comuni medievali, e nel caso fossero trovate, diciamo, erronee,
poi come fossero trovate erronee non si sa mai, venivano sostituite, quindi venivano una lastra veniva tolta e veniva inserita un'altra, o comunque si ottenevano operazioni di restauro. Vedete, per esempio, anche nel caso di Ancona, che quelle non sono incise, quelle sono soltanto due elementi di metallo che vengono fuori, ma vedete quanto lavoro di restauro c'è stato fatto attorno, cioè quello che sembra stucco, pietra, che è stato spostato diverse volte, che già vi lascia intendere che ci sono stati dei problemi e tensioni per cercare di capire esattamente come fossero le misure, no? E anche il caso che questi fossero stati rimossi o caduti in un modo o nell'altro, permettere di dire che una volta che creano la misura non viene mai identica, no? Perché tutte queste operazioni sono state fatte a mano. Insomma, le informazioni, insomma, le notizie non sono buone ancora. Non soltanto le tavole di ragguaglio alcune volte portano alla disperazione, ma anche confrontandosi con questi piani di locali, per quanto oggetti affascinanti, non si capisce esattamente come prenderli, come misurarli. Non aiuta neanche se trovate delle misurazioni su carta. A volte trovate dei testi, questo libro, un trattato di Leonardo Porzio, un avvocato del primo 500, che dice di aver trovato il campione dell'antico piede romano, e tanta è la scoperta che decide di riprodurlo all'interno di questo trattato. Questa è una cosa che Galileo e i suoi studenti dicevano di non fare mai riprodurre misure su carta e far passare veritiere, perché la carta si deforma. E quindi non puoi mai dire, ma come vedete poi non capisci neanche esattamente dove questo piede romano, e poi una porzione, perché deve stare nella pagina del libro, finisca. E quindi se uno si va a misurare come io, con le mie dita sporche, nella biblioteca di Stanford, a cercare di misurare, vedete che il limite della misura non combatte perfettamente con la fine dei lati, quindi diciamo, questa misura potrebbe essere 14 centimetri 6, diciamo, però in realtà c'è un certo livello di interpretazione. E questo, questo è importante, una volta che misuriamo gli oggetti del passato dobbiamo metterci nell'ottica di come si misurava allora. Non possiamo proiettare i nostri valori di precisione e le nostre competenze su quelle del passato. E questo non per dire che nel passato si misurava peggio, che era un popolo primitivo, non è così. Abbiamo dei livelli di precisione del passato, per esempio nella cartografia ottocentesca, che è di gran lunga superiore a livelli di precisione, per esempio, dei nostri survey satellitari o robaccia tipo Google Maps, no? Quindi nel passato si misurava semplicemente in maniera diversa. E un'altra cosa che dobbiamo metterci nell'ottica è cercare di capire come si misurasse all'epoca. Una cosa fondamentale che viene scritta già da Aristotele è che misurare non è come contare. Le due cose non sono uguali, anche se noi abbiamo introdotti alla misura come una sorta di applicazione della matematica. Ma non è così. Aristotele scrive una frase che poi viene ripresa in tutto il Medioevo, grazie a Gilles di Roma, dove dice: mensura est id per quod conoscitur quantitas rei. Che è una frase che in un certo senso non sa di niente, perché ci sono talmente variabili all'interno. Dice che la misura è qualcosa, è ciò attraverso il quale noi conosciamo la quantità di un'altra cosa. Ci sono un sacco, diciamo, di indeterminati. E questo esattamente, ma questa però è la definizione precisa. Nel senso che quello che Aristotele diceva, la cosa che importa nel misurare è decidere il campione, decidere l'unità di misura. Perché l'unità di misura poi ti determina la quantità, che non è mai qualcosa che esce, diciamo, che viene descritta
dall'oggetto, è sempre qualcosa che viene applicata all'oggetto. Noi applichiamo, cioè forziamo questo campione, questo id su questo oggetto e in un certo senso creiamo una relazione perché in realtà stiamo deformando l'oggetto che stiamo misurando attraverso il campione. E questo spiega perché ogni volta che guardate dei trattati di metrologia del Medioevo piuttosto che del Rinascimento, come per esempio la derivazione di Uguccione da Pisa, voi incontrate sempre delle liste di campioni di misura. Vi dicono i campi si misurano ad Actus o a Biolca, il tessuto si misura con il braccio, ok? Perché questa è l'unico pezzo di informazione essenziale per Aristotele. Riconoscere il campione di misura e una volta che avete il campione di misura potete procedere, sapete diciamo in quale contesto sociale vi state operando. Questo però non vuol dire niente perché comunque come sapete ogni volta che si misura il campione di misura vi costringono a decidere dove un campione comincia e finisce. Questo è un caso classico quando per esempio dovete misurare del tessuto. Il tessuto essendo tensile, sì, io non so più parlare italiano, non sapete esattamente cosa significa misurare un tessuto precisamente. Dovete tirare il tessuto storto, dovete lasciarlo com'è. Questione di umidità, ci sono vari elementi, diciamo, che condizionano il comportamento materico del tessuto. Poi il tessuto, diciamo, scivola via, e quando tagliate il tessuto il bordo non è mai preciso esattamente con la misura, quindi finite sempre per tagliare un po' di più, un po' di meno. Ecco, qualcosa di analogo succede tutte le volte che dovete fare un'operazione di misura, da misurare il grano a misurare, diciamo, una strada piuttosto che un muro. A un certo punto, quando arrivate al limite, vi trovate sempre di fronte a un dilemma, che è esattamente un dilemma che Aristotele, diciamo, cercava di articolare dicendo misurare non è contare. Contare è un numero definito, cioè se ci sono 16 biglie in un sacchetto, questo è un dato di fatto, nessuno lo può mettere in questione. Ma misurare no, se mi dite che ci sono 16 braccia all'interno di questo pezzo di tessuto, è solo perché tu come misuratore ti fai a carico e ti prendi l'autorità per dichiarare questa interpretazione, ma un altro misuratore sarebbe arrivato a una misura diversa alla fine. Questo significa che dobbiamo riflettere, per esempio, sui livelli di precisione. I livelli di precisione è qualcosa molto difficile da trovare nei documenti storici. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda il grano, che è un problema costante, soprattutto nel Rinascimento, perché l'inflazione è pazzesca, i prezzi del pane cambiano in continuazione, eccetera. Quindi abbiamo negli statuti, per esempio, dei misuratori o dei mercanti, alcune indicazioni che ti dicono utilizzare la rasiera quando misurate. La rasiera è questo strumento che vedete, questa è un'illuminazione del De Sfera, la Biblioteca Estense di Modena, è questo strumento che permette di pareggiare il livello alto. Però dice, utilizzate la rasiera, non premete troppo, potete utilizzarlo soltanto una volta perché sennò finite per abbassare il livello. Se andate a Lucca invece, leggete gli istituti là, vi dicono che potete utilizzare la mano o il piede, battere un massimo 2 volte lo stare, il campione di capacità. Tutte queste sono le tattiche dove cercano di creare un livello di uniformità. Il modo in cui si misurava, abbiamo delle dichiarazioni nelle pagine di Diario del Cinquecento che fanno rabbrividire. C'è un Kant che dice che ci sono talmente tanti modi in cui si misura il grano nella città di Modena che non è neanche sicuro che la città abbia campioni di misura. Dice un'altra pagina di Diario di questo mercante dice: oggi sono state collezionate 35 misure utilizzate dal mercato, di queste 17 non hanno niente a che fare con le misure locali. Insomma, quindi ci sono dei documenti che vi danno l'idea che il 60% delle misurazioni all'interno di un paese ogni giorno è completamente strambo. Quindi
bisogna cercare di ricostruire che cambiano da disciplina a disciplina. Le misurazioni del mercato sono diverse dalle misurazioni, per esempio, dei sarti, no? E poi per l'altro che faccio, vado a vedere i trattati di geometria, perché la trattazione delle misure entra sempre nei trattati di geometria, e per cercare di capire come quello che considerassero precisione, quindi sia vedere, questa è una pagina degli elementi di Euclide nella sua prima edizione veneziana del 1482, vi riportano dei diagrammi di lato che vi fanno vedere, per esempio, quando sono piccoli punti, come relazionare, diciamo, forme geometriche ai loro lati, insomma. È un modo per calarsi, per cercare di capire quello che loro era interessante, degno di nota, e quello che invece dobbiamo tralasciare, perché o se no rischiamo di proiettare l'ottica moderna su quella del passato. Quindi, studiare le pratiche di misurazione. E, diciamo, per semplificare, perché queste pratiche di misurazione sono ampie, secondo me ci sono tre questioni fondamentali che vi dovete porre quando cercate di riprodurre un processo di misurazione del passato. La prima domanda che vi dovete fare è se le persone misuravano direttamente o a vista. Adesso, per noi misurare a vista è una cosa completamente obbrobriosa, cioè quando misuri a vista non stai misurando, è una stima. È super approssimata, ma questo non è quello che pensavano all'epoca. Quindi ci sono delle misure dirette, no? Che sono le misurazioni, per esempio, in relazione in cui si sente contatto diretto fisico tangibile con un oggetto. Ma anche qui vedete, per esempio, nella misurazione di questa base, di questa colonna, secondo questo sia ideale, la persona sta andando con un compasso, e quindi anche lì bisogna, insomma, il compasso non è un campione di misura che è stabile, bisogna, per quanto possa essere regolato, fissato, eccetera, ci possono essere degli sbavi, ci sono sempre degli errori nei disegni architettonici dell'epoca. Quindi, insomma, bisogna sempre prendere tutto questo con un po' di senso critico. Però la maggior parte delle misurazioni, soprattutto degli edifici, non vengono fatte direttamente. Quando ci sono degli elementi di decorazione, delle trabeazioni piuttosto, dall'alto, non tutti andavano a, diciamo, ad arrampicarsi su per questi monumenti o rovine, rischiare la vita per andare a misurare determinati elementi. Alcuni lo fanno, e abbiamo un disegno, per esempio, che ci mostra un architetto scalatore che sta andando a misurare una trabeazione, però abbiamo un disegno per il 500. Altrimenti, quando scrivono misura, in realtà le persone stanno facendo due cose: o stanno riportando dati che prendono da altre fonti, scritti orali, e abbiamo numerosa documentazione al riguardo, o alcune volte stanno semplicemente misurando con gli occhi. Cioè, come si fa a misurare con gli occhi? Per misurare con gli occhi bisogna decidere se misurare per angoli o per lati. Allora, porto qua uno degli esercizi di misura che è sviluppato da Lombardista Alberti nei suoi Ludi Mathematicarum, che è un testo scritto per l'educazione matematica dei figli degli Est, ma che in realtà è nient'altro che una sorta di revival di vari esercizi sviluppati nel corso del Medioevo. Abbiamo dati già a partire dal X secolo. Andrea, sentite, perché secondo me ho le cuffie che si stanno esaurendo. Attualmente va tutto bene, va un po' okay, scatti. Perfetto, benissimo, continuo. Ogni tanto va okay. Un po' scatti, però è accettabile. Ok, va bene. Comunque nel caso, quindi Lombardista Alberti, in queste misurazioni, vi spiega, per esempio, come si misura l'altezza di una torre. E sappiamo che queste cose, questi metodi venivano applicati perché abbiamo
informazioni nelle lettere, alcune volte l'architetto scrive che ha misurato per vistam o ad occhio, quindi sappiamo che vengono utilizzati. Comunque, come funziona? Visto che non si che non è scalatoria, ma vuole sapere quanto è alta, un architetto qua in questo disegno si mette o si sdraia per terra o si mette a livello del terreno, conficca una freccia davanti a lui e poi della misurazione, diciamo la distanza dal suo occhio alla torre, prende la stessa la misurazione della distanza dal proprio occhio alla freccia che ha. Adesso poi una sorta di scotch, diciamo, è un pezzo di cera al punto in cui il suo raggio visivo interseca, guardando al vertice della torre, interseca la freccia. Di solito questo funziona se hai un assistente, ma dovete sempre immaginare assistenti, comunque anche ce ne sono. E mette le mani lì, e lui sa per via delle proprietà dei triangoli simili, visto che gli angoli di questi due triangoli sono uguali, che la distanza dall'architetto alla torre sta alla distanza da dove la freccia, come l'altezza dal terreno al pezzo di cera sulla freccia sta all'altezza. La torre viene misurata, non viene misurata direttamente, viene misurata indirettamente facendo uso delle proprietà degli angoli. Eppure, questo punto viene dato spesso, e alcune volte per tanti elementi anche piuttosto piccoli, si scrive nel testo che io ho misurato, non dicono ho fatto una stima, non dicono ho fatto un ragionamento, ho seguito un ragionamento matematico, scrivono ho misurato. E quindi alcune volte non sai mai se hanno misurato direttamente o se diciamo hanno utilizzato il sistema. Quindi, e alcune volte gli angoli sono considerati, cioè i lati vengono misurati a partire dagli angoli. Quindi quello che si stanno misurando effettivamente attraverso dei compassi, degli astrolabi e vari strumenti simili, sono gli angoli, quindi il livello di precisione è lì. Il livello di lato, certo, è dedotto, però, capite, è dedotto, non è una misurazione diretta. Quindi anche questo contribuisce, diciamo, a un certo livello di approssimazione. Alla fine, gli architetti misuratori devono utilizzare come esprimere la misura. Noi siamo abituati, visto che viviamo in un mondo completamente metrico, a riprodurre le misure nello stesso modo in cui vengono prese, no? È un sistema completamente standardizzato ed omogeneo, ma questo non è il caso nel Medioevo e nel Rinascimento. Si può misurare con un campione di misura, poi si può fare una conversione chissà come e i dati vengono riportati secondo un campione di misura diverso. Alcune volte, per esempio, un architetto che deve lavorare in un paese straniero, una comunità dove utilizzano altre misure, può portarsi con sé i suoi campioni di misura e poi dopo fare le conversioni secondo le misure locali. Alcune volte avviene anche l'opposto, per esempio sappiamo che molte misurazioni del Duomo di Orvieto sono state fatte da architetti senesi, quindi sono state fatte con sono in misure senesi, il che è una cosa abbastanza interessante perché significa che un sacco di proporzioni del Duomo di Orvieto appaiono come secondo proporzioni perfette, cioè 12 braccia, 2 braccia d'altezza, eccetera, se si misura con bracci senesi, quindi non con bracci, diciamo, locali, o secondo le misure papali, che erano quelle che sarebbero state dovute utilizzare, visto che è una commissione papale. Comunque, quindi i campioni, diciamo, in cui vengono espresse le misure possono essere diverse da quelli che vengono utilizzati. Un classico caso è che spesso quando avete a che fare, per esempio, con misure di monumenti romani, a partire dal 500, tutte queste vengono riprodotte secondo il piede romano antico. E questo è un modo per cui lo scrittore, l'architetto, vuole cercare di far vedere che si sta immergendo nel passato, si sta cimentando e confrontando con gli architetti antichi. E quindi in un certo modo sta cercando anche di recuperare le proporzioni antiche. Il problema è cosa sapevano del piede antico romano nel 500? Ben poco. Per esempio, avevano soltanto due campioni,
metà del 500, gli architetti avevano, dal 1520 al 1550 circa, gli architetti che lavoravano a Roma avevano soltanto due rappresentazioni del piede romano in monumenti funebri, come vedete nei Musei Capitolini qua, ma queste sono rappresentazioni, non sono campioni di misura ufficiali, queste sono semplicemente incisioni nella pietra, perché questi sono monumenti funebri di architetti antichi, quindi sì, corrispondono, quello che vedete in alto a destra, all'antico piede romano, però non sono misure ufficiali, quindi non hanno questo livello precisione. Quindi rapportano tutto secondo quei campioni di misura, che quindi non corrispondono esattamente a altri campioni che sono stati poi trovati nel 700 e nell'800, e dobbiamo ringraziare gli archeologi tedeschi dell'800 per averci riprodotto con un grande livello di precisione quello che era l'antico piede romano. Ma fino all'epoca questo campione è più un oggetto fantastico, diciamo, che è un effettivo strumento di misura, anche se era pensato in questo modo. Vi ho fatto per esempio vedere prima questo trattato di Alciato, difficile da misurare, questa è la prima rappresentazione del piede antico romano, ma ci sono tanti trattati antichi che lo menzionano, qualcuno porta le misure, vi dicono invece dove andare a trovarlo. Questo per esempio è un trattato di Gheorghe Agricola, che è considerato il trattato più autoritativo per le misure antiche nel 500, stampato nel 1533, poi ristampato nel 1550. Questo è il trattato che tutti devono leggere per cercare di capire qualcosa delle misure del passato, cioè quale misura utilizzasse Vitruvio, quali campioni vengono utilizzate da Galeno nella farmacia antica, eccetera. Quindi questo, per esempio, bisogna anche sapere, quando parlano di misure antiche, a cosa si stanno riferendo, perché noi pensiamo delle misure in astratto, cose accessibili a tutti, perché abbiamo i regali di plastica sulla nostra scrivania, ma questo non è quello che succedeva all'epoca. Le misure sono uno strumento di potere, soltanto pochissimi l'avevano, e bisognava essere ben connessi per trovarle. Una cosa sono le misure di mercato, che venivano utilizzate quotidianamente e che venivano esibite, anche se alcune volte venivano portate allo scoperto e poi fatte sparire in comitanza col mercato. Ma tutta un'altra cosa sono, per esempio, le misure utilizzate in architettura, che di solito sono costruite da sono possedute privatamente, cioè ogni architetto ha le sue e le costruisce secondo, diciamo, vari dettami, e poi che però non significa che tutti questi architetti avessero le stesse pretese di precisione, anche lì bisogna fare dei distinguo di volta in volta. L'ultima cosa che voglio accennare, facendovi vedere questo trattato che si chiama il Détienne, da un famoso ingegnere, Simon Steven di Anversa, e che nello stesso momento in cui vengono fatte tutte queste misurazioni, e quindi nel 4 e nel 500, il dibattito sulle misure avviene anche a un livello tecnologico, cioè interessa anche un ambiente tecnologico. Ci sono molte persone che cercano di innovare le misure e quindi propongono alternativi sistemi di misurazione e di quantificazione. Per esempio, in questo trattato, Détienne, che significa la decima, di Steven, lui consiglia di misurare non più secondo scale duodecimali, ma secondo scale decimali, quindi dividendo tutto in base 10, che significa che quindi all'interno della questione delle misure, perché è un dibattito talmente potente, ci sono vari livelli di interpretazione, ma ci sono anche delle innovazioni che bisogna, diciamo, tenere in considerazione, soprattutto quando si ha a che fare con determinati casi storici. Ok? Mi fermo qua, penso di avervi dato una panoramica di tutti i vari problemi che si possono interessare parlando di meteorologia storica, e spero di essere stato chiaro, e sono qua per le vostre domande.
Chiarissimo, grazie Emanuele, veramente stimolante. E io volevo chiedere agli allievi se c'era qualche domanda che volevate porre. Vuoi provare a dirlo direttamente? Misurarle, soprattutto per cartografia, per questioni di carte, catastali, cose così. Scusate, ho sentito soltanto misurarle per catastali. Andrea, se c'è un modo per... Allora, io spero che non abbiate sentito questo, che io non, so se, non mi abbiate sentito con tutta la lezione. Mi senti? Sì, la sento. Mi chiedevo, per tipo per misurare grandi aree, come facevano? Allora, grandi aree nel senso distanze nautiche o grandi aree nel senso catastali? Catastali. Allora, catastali. Il catastale ci sono due sistemi. Cioè, un livello, diciamo, in generale si utilizza il sistema conosciuto come la triangolazione. Questo per le grandi, i grandi catastali proprio, quindi non le maniali. La triangolazione significa che si prendono dei punti di riferimento fissi all'interno del territorio e si rapportano tutte le misure a vista a questi punti, per esempio un campanile, piuttosto che su un campanile. E quindi questi diventano una sorta di punti base. Fra due campanili, diciamo, si misura direttamente utilizzando catene o trabucchi, dipende dalla distanza, la base con un grande livello di precisione. In questo modo si ha una distanza certa, casi di partenza. Poi partendo da questi due campanili, si guarda al terzo campanile, si utilizzano le misure tipo ciodoliti, cioè si misurano gli angoli per vedere la distanza, l'altezza dell'angolo da un campanile agli altri due. Si misurano tutti i tre angoli, si ricostruisce un triangolo conoscendo la base, che è quella di partenza, si conoscono i lati degli altri triangoli. Si va così, tutto per deduzione matematica, finché non si arriva, diciamo, a triangolare, mappare tutto il territorio. Questa triangolazione, che alla fine è una griglia fatta di triangoli, serve a base, crea i punti fermi attraverso cui si fanno queste le varie misurazioni cartografiche. Ok? Questo per grandi aree, diciamo, per la cartografia. Se si parla di demaniali, se si parla di territori, so, le proprietà di un possente terriero, lì si misura di solito a trabucchi, o cioè, trabucchi nel milanese, per insomma, come pertiche, per esempio, direttamente, e si può misurare o direttamente i lati di un terreno o si misura anche lì a vista, a seconda della dimensione. Però questo, per esempio, è importante perché misurando i terreni, tu hai soltanto i dati, ma non sai se stanno misurando a vista o direttamente. È chiaro? Sì. Grazie. Chiarissimo, Emanuele. C'è qualcuno collegato online che vuole fare una domanda? Io avrei una domanda, per cortesia, mi sentite? Certo. Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, lei parlava del fatto che naturalmente non c'è una misura univoca, o almeno quando venivano prese le misure erano non avevano la precisione di quelle che abbiamo oggi. Qua mi viene quello che mi viene subito in mente è la questione mensiologica anche dei mattoni. Quindi, come si può
in che maniera praticamente ci si confronta con questa problematica a livello archeologico e soprattutto a livello di interpretazione di alcune strutture? Perché a volte naturalmente abbiamo un tipo di mattone, lo misuriamo e diciamo che okay, questa struttura potrebbe essere di questo tipo di manifattura. Allora, prima di tutto voglio sfatare il fatto che le nostre misure siano migliori. Se chiedete a due misuratori di misurare un terreno, vengono fuori con misure diverse, perché anche il nostro utilizzo del metro non è molto precisissimo. Addirittura le misurazioni laser hanno diciamo, dei margini di errore che, diciamo, per quanto minimi, non dovrebbero essere sottovalutati. Per quanto riguarda, per esempio, la questione dei mattoni, ecco, lì è diverso, perché una cosa è misurare esternamente. Cioè, io sono un architetto che voglio andare a misurare il Pantheon e utilizzo i miei campioni di misura moderni e ovviamente finisco per imporre un'interpretazione su un oggetto costruito da altri architetti. Sappiamo però, per esempio, che il livello di precisione nella costruzione dei mattoni era molto alto in certi casi, nel Medioevo. Cioè, venivano considerate non soltanto le dimensioni, ma il peso, per esempio la densità. Se i mattoni provengono dalla stessa, dallo stesso luogo di produzione, è molto facile che ci sia un livello di omogeneità che è molto alto. Perché i controlli, le verificazioni nel Medioevo, per esempio, possono essere alti anche più dei nostri, diciamo. Però dipende, se un edificio invece è fatto con, per esempio, mattoni che provengono da centri di produzione diverse, allora lì diventa più complicato, perché stanno utilizzando degli strumenti, cioè dei campioni diversi per misurarli. C'è un grande livello di attenzione in certi casi, per esempio per costruzioni efficienti. Emanuele, si sente? Cioè, hai smesso di parlare oppure? Ah, ok, è finita la batteria. Sì, è finita la batteria, però okay. Adesso mi sentite comunque, no? Sì, sì. Allora, Emanuele, avevi finito? Forse, nel senso che dicevo che ci sono comunque dei livelli di controllo della qualità estremamente alti del Medioevo o anche del Rinascimento, però anche lì di peggio cioè, non si può generalizzare, perché ogni cantiere in un certo senso ha dei livelli di produzione diverse. I cantieri dei ufficiali, comunali, per esempio, piuttosto quelli dei grandi signori, hanno livelli di controllo di qualità che è altissimo, però. Certo. Grazie. No. Perfetto. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere, perché gli allievi poi hanno altre lezioni e alcuni devono tornare a casa. Quindi trovi utile l'incrocio tra analisi dimensionale degli edifici e la comparazione dei risultati con i campioni che sono appunto ancora esposti nelle città? Cioè, questo gioco metodologico può avere senso per te, oppure alla luce di quello che ci hai detto si possono prendere delle cantonate notevoli? Certo, no, è fondamentale ed è comunque il procedimento storico corretto. Secondo me, bisogna semplicemente, una volta che nasce il confronto, non fermarsi lì, se possibile. Cioè, non dire, i campioni sono fatti così, questi mattoni corrispondono perfettamente, benissimo. Perché se, ovviamente, per esempio, nel caso delle misure di Rimini, se l'edificio che state studiando è del 1550, che è stato fatto, pochi anni dopo, quando sono stati installati i campioni di misura, lì fortunatissimi, Se però, sono stati fatti 100 anni dopo, 50 anni prima, allora li direi, notiamo
no, per esempio, che ogni i campioni di misura hanno una loro storia, no? Questo è proprio la lastra. E quindi, diciamo, lì andiamo un po' più cauti. Il paragone, comunque, il confronto, secondo me, è fondamentale e necessario, ed è il punto di partenza imprescindibile. Adesso non ti sento più, Andrea, non so che è successo. Quindi, nell'ottica di un progetto di ricerca, prima bisognerebbe costruire la storia di quei campioni, cioè avere un'idea chiara della genesi, del rapporto con l'edificio che lo espone. Dopodiché, quando si hanno diciamo, le idee chiare, allora si potrebbero utilizzare per confronti e quindi ricavare delle informazioni in più sull'edificio che ha questi riscontri dimensionali. Quindi forse questa è la cosa più difficile. Questo è un caso ideale, perché sappiamo benissimo che poi in moltissimi progetti storici non c'è il tempo di fare tutta questa documentazione, o in molti casi la documentazione non esiste, cioè non si riesce a trovare che campione venisse utilizzato esattamente in quel periodo. Quindi insomma, però secondo me almeno ammetterlo a livello storico è importante. Cioè bisogna dire non abbiamo le misure di quel periodo. O diciamo, questo livello di approssimazione, ci sono due secoli fra i campioni che abbiamo ereditato e l'edificio che stiamo studiando. Certo, oppure magari analizzando l'edificio ci accorgiamo che esiste un'unità di misura che non riusciamo a trovare localmente, magari appartiene a un contesto lontano, e quindi sulla base di questo costruire un discorso storico. Quindi credo che sia un tema molto interessante che va ancora forse sviscerato, no? Per almeno sì. L'Italia centro-settentrionale è ancora tutto da fare, no? Cosa ne certo. Dici? Infatti tutte, diciamo, le mie critiche alle misure non sono tanto per demotivarmi, più che altro sono per far vedere quanto lavoro c'è da fare e che comunque le misure rimangono uno strumento affascinante di studio, perché ti permettono di capire moltissimo a livello politico, a livello pratico, a livello culturale, con livelli di precisione, eccetera. Semplicemente non vanno prese, cioè non bisogna proiettare quello che facciamo noi, in cui viviamo in un mondo standardizzato più o meno, e diciamo aspettarsi che nel passato fosse tutto così. Bisogna invece calarsi nel periodo e cercare di capire come venivano fatte, perché la misurazione alla fine è un modo di fare, quindi ha i suoi, diciamo, le sue peculiarità. Perfetto, grazie mille, è stato molto molto stimolante, e io penso che ti ricontatterò perché ho delle idee e vorrei coinvolgerti, quindi a presto. E la mia email al studente, nel caso l'abbiano bisogno, comunque l'ho trovato online, è lui a Stanford, quindi mi fa piacere che siete tutti interessati a questo argomento. Va bene, grazie mille, un saluto a tutti. Ciao Emanuele, ciao.